passiamo a un'altra interazione. Questa è del 2015. Dicembre 2015. Aspetta. L'audio qua mi sa che sarà un po' pessimo, quindi magari lo alzo un po'. Ti ho visto adesso mentre passavi, ho pensato che volevo venire a conoscerti perché mi sembravi molto carina. L'opener non è proprio il massimo lì. L'ho detto scusami, parli italiano, non lo so che cazzo l'ho detto, però l'ho detto ti ho visto adesso mentre passavo, mi sembravi, ho pensato che volevo venire a conoscerti perché mi sembravi carina. Diciamo, non è proprio il massimo come frase d'approccio, però in questo caso è passata. Quindi semplicemente le ho verbalizzato un attimo un dubbio che avevo in quel momento. Secondo lei mi guardava tipo come ti ho già visto. Io gli ho verbalizzata questa cosa. Le ho detto ma per caso ci conosciamo già? Ok? Quindi semplicemente se avete un dubbio in testa, se avete un qualcosa in testa, verbalizzatelo. Ditelo. Perché non sapete cosa cazzo dire? Perché vi censurate. Abituatevi a dirlo, quello che state pensando. E abituatevi a parlare, parlare, parlare quando siete a casa e poi dovete allenarvi chiaramente anche con le ragazze. Poi qua sono andato di supposizione, non lo so. Shopping? No, sono appena No, arrivata. Sei appena arrivata. Io so che una sessione media di shopping dura dalle 3 alle 4 ore. È una cosa vera o... Non lo faccio di solito, quindi non No, so dirti. tu non fai shopping. Cioè, sei l'unica ragazza che conosco che non fa No, shopping. addirittura. No, non mi piace, però. Non ti piace? Oh mio Dio. Guardi, cioè, tu non fai shopping? Va bene, ci credo. Se me lo dici te. Sei di Milano? Vabbè, qua fa un po' cagare, 2015 questa, fa un po' cagare come interazione, ve la faccio sentire e basta, in realtà forse non è proprio un buon esempio, però comunque ha portato al numero e poi all'appuntamento, quindi in realtà va bene come interazione, quindi fa un po' cagare, però va bene come interazione. San Siro, quindi giochi le partite lì allo stadio. Le ho chiesto di dove sei, in che zona sei, di Milano, le mi ha detto che sta in zona San Siro, ho detto quindi giochi le partite allo stadio. Prima cosa che mi viene in mente, San Siro c'è lo stadio di calcio, ho detto quindi giochi le partite di calcio. Ovviamente non gioca le partite di calcio, è una battuta, ok? Però non censuratevi. Il problema mio, aspetta, riattacco il microfono. Il problema mio è quando mi blocco, cado nella modalità di intervista e annoio le ragazze facendo le domande, a volte parlo troppo veloce. Registrati le interazioni. Io, queste registrazioni non è che le ho registrate per farle sentire a voi 4 anni dopo. Io non sapevo neanche che avrei insegnato alla gente. Io me le registravo per me queste interazioni. Perché poi me le risentivo e le correggevo. Notavo che parlavo troppo veloce, notavo che non scandivo bene le parole, notavo che esitavo certe volte, notavo che dicevo stronzate in certi punti. Dovete registrarvele le interazioni. Il tuo problema è quando ti blocchi, certo, devi fare più pratica di conversazione. Devi fare più pratica di conversazione, sentirti tante volte le mie interazioni. Devi sentirti tante volte le mie interazioni. Nel videocorso, cioè nella parte dove ci sono i video telecamera nascosta, ci sono diverse mie interazioni. Se tu te le senti a ripetizione tante tante volte, e lo si vede Gabriele quando nella telefonata lì con le ragazze che ho sentito. Cioè, alcuni punti sono copiati a me, ma non è che sono copiati, è che li ha ascoltati evidentemente co così tante volte che gli vengono fuori in maniera più o meno automatica. Io quando facevo agli inizi le sessioni di coaching di 2 ore per volta, quindi all'inizio non c'erano i corsi di 2 giorni, 7 giorni, quello che è, c'erano le sessioni di 2 ore per volta, quindi una settimana 2 ore, poi un'altra settimana 2 ore, oppure quindi ogni tot c'erano 2 ore, e in mezzo la gente si ascoltava queste interazioni qua, se le ascoltava audio. Notavo che di sessione in sessione poi dopo la gente... Cioè, diceva le stesse cose che dicevo io, perché se le ascoltava così tante volte che prendeva l'attitudine. Quindi devi sentirti tante, tante volte le mie interazioni. È una parte, devi praticare ovviamente anche a casa e poi con le ragazze. Risentiti le tue interazioni, registrati le tue interazioni. Detto ciò, se vuoi imparare un metodo procedurale passo dopo passo, dall'approccio fino al sesso, c'è il mio videocorso che si chiama esattamente Dall'approccio al sesso, che insegna tutto questo. È un corso di oltre 45 ore, lo trovi andando sul sito www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione. Quindi metti mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengano trattati nei prossimi video, visto che c'è un video tutti i giorni. Ti
condividi questo video con qualcuno che conosci e intanto ci vediamo al prossimo video.